Callejon, lungo per Higuain. Lo vanno a ingabbiare Gazzi e gli altri, ma sbuca De Guzman che controlla col petto, punta all'area di rigore, arriva ai 30 metri, calcia addirittura in porta. Di occhio perché parte il treno col 33, Bruno Perez, salta Hamsik, salta anche Strini, ce la mette in mezzo Martinez. Ancora Bruno Perez, lo sapete farne, lo arriva il pallone in area di rigore, Quagliarella! Con fallo in attacco, ma aveva fatto una delle giocate alla Quagliarella. Altro cross di Bruno Perez, e il Cadduri schiaccia troppo con il sinistro, chance importante anche questa per il Torino. Hamsik servito, un po' lungo, poi calcia al volo e stava per segnare un gol meraviglioso Marek Hamsik. Muove Hamsik al limite per Higuain, spazio per calciare, prova il destro, eccolo Higuain. Occhio a Callejon, interviene Moretti, scivolato, tocca anche il pallone col braccio destro, lascia giocare in radio, il Napoli ha già ripreso palla. Crossa proprio Fartero, due verso Glick, che colpisce di testa per la sesta volta in campionato Kamil Glick, 1-0 per il Torino. De Guzman prova a sfidare Bruno Perez, lo fa secco De Guzman che prende il fondo, può crossare, palla molto interessante per Higuain. Parte Gabbiadini, colpisce il palo esterno, la palla è sul fondo, neanche fortunato il Napoli. Parte proprio Bovo, Ducar sul suo palo, poi Glick per la doppietta, ma spara in curva. Gabbiadini quasi in zona tiro, prova a colpire sul fondo il sinistro di Gabbiadini. Esulta Gian Piero Ventura che batte il Napoli per la prima volta in carriera.